Allora, chiariamo subito una cosa. Medioevo significa età di mezzo. Ma ti chiederai, di mezzo rispetto a cosa? Giusto. Beh, di mezzo rispetto ad un prima e a un dopo. Il prima in questo caso è l'età antica, quella dei Greci e dei Romani, mentre il dopo è l'età dell'Umanesimo e del Rinascimento. Già perché la parola Medioevo è stata coniata proprio nell'età dell'Umanesimo e del Rinascimento, a metà del 1400. Gli intellettuali di quell'epoca, in piena rinascita culturale, consideravano ciò che era successo in mezzo tra l'età antica e la loro come una lunga e inutile parentesi. Medioevo, età di mezzo, è quindi una parola negativa. Indica un'epoca di passaggio, un periodo scuro in cui non succede nulla. Ma non è così. Nel Medioevo è successo di tutto in realtà. Dante ha scritto la Divina Commedia, Giotto ha dipinto i suoi capolavori, sono state costruite le grandi cattedrali gotiche, il cattolicesimo si è affermato come chiesa universale, anche se allora universale significava europea. Bene, tu dici Medioevo e stai parlando in realtà di molti secoli di storia. Infatti quello che chiamiamo Medioevo va dal 476 d.C., anno della caduta dell'impero romano d'Occidente, ricordi? Fino all'inizio dell'età moderna, ovvero alla scoperta dell'America, 1492, o alla riforma protestante, 1517. Un tempo così lungo che viene addirittura diviso in due, l'alto e il basso medioevo. Attenzione, non farti ingannare dalle parole. Alto medioevo è quello più lontano nel tempo. Va dal V al X secolo, detti pure i secoli bui, ma sempre per il solito pregiudizio. L'alto medioevo è caratterizzato dall'abbandono delle grandi città e dalle continue invasioni di arabi, slavi e normanni. Nel basso medioevo, invece, si sviluppa il sistema feudale e riprende il commercio e l'economia nelle città, soprattutto dopo la grande peste del 1300.